Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, in altre terre di lavoro. E questa sera staremo insieme a parlare di identità, identità napoletana, identità regnicola, identità artistiche, identità culturali, identità magno-greche, greganiche, tradizioni antiche che affondano le radici nella notte dei tempi. E questa sera avremo l'onore e il piacere di conversare con una persona che sinceramente mi ha sorpreso, non pensavo che fosse di questo livello quando mi è stato presentato da un carissimo amico che citeremo dopo. Ma come nostra abitudine cercheremo di presentarci, presenteremo l'ospite con un brevissimo video. Visto questo signore molto elegante, distinto, che si è messo a suonare questo strumento meraviglioso che è la lira. Ed è una persona che mi ha presentato Nando Citarella, perché gli ho chiesto se conoscesse qualche persona calabrese da poter fare una trasmissione alla nostra maniera, e immediatamente mi ha fornito questo nome, che gentilmente si è messo a disposizione. Nel conversare, nel poterci conoscere, mi sono reso conto che non stavo parlando con un semplice musicante, musicista, ma con un grandissimo ricercatore, con un linguista, con un antropologo, e che adesso presento. Parlo di Ettore Castagna. Ciao Ettore, come stai? Salve a tutti, ma sto bene, Tutto bene? spero anche tu e gli ascoltatori, insomma. Ma certo, stiamo benissimo. Poi ci hai deliziato con quei pochi minuti di musica che sono stati veramente incantevoli. Diciamo che tu vieni da Catanzaro, dalla Calabria Ulteriore Seconda. A me piace usare questo Possiamo epiteto. stare sulla geografia, diciamo, del regno, sì. Ma infatti è ancora in uso il termine le Calabrie, come le Puglie.
Ma sì, effettivamente c'è la Calabria, ci sono molte più Calabri in realtà, antropologicamente, perché bisogna anche un po' chiarirsi, no? C'è una realtà politica, c'è una realtà sociale, c'è anche una realtà geo-antropologica, no? Per cui ci sono varie aree, possiamo parlare di una Calabria tirrenica, di una Calabria ionica, una Calabria citra, una Calabria ultra, poi c'è una Calabria estremamente nordica, che è quella sul Pollino, che costituisce una sorta di identità insieme alla Lucania meridionale. Esiste una Calabria greca, c'è una Calabria albanese, c'è una Calabria delle minoranze zingare, c'è una Calabria occitana. Cioè, la Calabria, usando un linguaggio non scientifico, è un po' un casino, per cui non so quante Calabrie esistano sostanzialmente, però è una regione che ha la sua complessità. Ma io poi ho scoperto un'altra Calabria, sera San Bruno, San Mongiano, Certo, quella quindi è la Calabria. Calabria industriale che poi, con l'unificazione nazionale, è stata smantellata. Insomma, però c'è una Sì. tradizione mineraria e, diciamo, sotto il punto di vista siderurgico, interessante. Tu devi pensare che le acciaierie della Mongiana, prima dell'unità, vendevano fucili di precisione agli inglesi, cioè che gli inglesi di guerra ne capiscono. Per cui, se compravano dei fucili alla Mongiana, vuol dire che alla Mongiana c'era una tecnologia per allora che era il massimo, perché se l'impero più grande del mondo i fucili non se li fa, ma li va a comprare in Calabria, o perlomeno li compra nella fonderia dei Borboni, vuol dire che c'è una tecnologia elevata. Questo è un Sì, segnale automatico. Ettore, questo non lo sapevo, ti dico soltanto questo, io sono qui in un'altra area di lavoro, quindi siamo vicino alla foce del Garigliano dove c'è il famoso ponte Ferdinandeo, Ferdinando II, no? Real ponte di Ferdinando II, il famoso E quel ponte ponte è stato ferdinandeo. realizzato in buona parte alla Mongiana ed Ti è stato stavo spiegando, ti volevo dire. costruito. E c'è una cosa molto interessante sotto il profilo antropologico. Nella storia della Zampogna, non so quanti dei tuoi ascoltatori sono esperti di questa cosa, però io cercherò di essere semplice. Nel sud d'Italia abbiamo diversi tipi di Zampogna. C'è un tipo geograficamente dominante chiamato la Zampogna chiave, che in Campania ve lo trovate, per esempio, in Irpinia, In alta terra di lavoro, in Molise, alta terra di lavoro, la allora, mia terra. il lavoro c'è con le sue peculiarità, ok? Ettore, scusa, ti interrompo. Abbiamo fatto tantissime trasmissioni di zampogne, quindi siamo molto ferrati, ma le tue comunicazioni andranno ad arricchire ancora di più questa nostra Allora, in conversazione. Calabria, all'epoca, nel momento dell'allestimento del ponte sul Garigliano, in Calabria esistevano delle zampogne diverse a livello organologico. Sempre sono strumenti a fieto continuo, policavami, collotre e così via. Però io, mo per brevità, posso dire che nella Calabria meridionale lo strumento dominante, come in Sicilia, era la zampogna a paro. Nella Calabria settentrionale lo strumento dominante è quella che possiamo per brevità chiamare la famiglia della surdulina, che poi ha tantissimi nomi dialettali, locali, eccetera, eccetera. Nel momento in cui i lavoratori della Mongiana arrivano sul Garigliano, ed erano tutti tecnici molto raffinati, scoprono una zampogna a livello tecnologico più sviluppata, che era quella che si suonava, di matrice barocca, anche un po' settecentesca, che si suonava in Campania, nelle zone che tendevano ad andare verso il Molise, verso la Lucania Diciamo. settentrionale. Allora, questi tecnici che arrivano sul Garigliano per allestire sto ponte vedono queste zampogne che avevano un suono affascinante, diverso, molto diverso da quelle calabresi. E guarda caso, dopo questo viaggio, chiamiamolo di lavoro, che è durato anni per allestire sto ponte, guarda caso, in Calabria, a centinaia di chilometri, spuntano delle zampogne a chiave, realizzate tutte le capostipiti, sono esattamente nella zona delle serre. Per cui, paradossalmente, i grandissimi tecnici della Mongiana, oltre che fare fucili, possiamo dire così, facevano anche zampogne di altissima precisione. Per cui addirittura le nostre zampogne hanno superato in complessità, se vogliamo, e anche in certi aspetti di raffinatezza, gli originali campani. Chiamiamoli napoletani. Ettore, esistono ancora, no, era quella soprattutto dalla zona di Villa Latina, Agnone, antica Agnone, ma esistono ancora, si vedono ancora queste, cioè Sì, in qualche no, posto queste zampogne?
chiamiamola tradizione relativamente viva, ok? C'è qualche giovane ancora che suona? No, no, non lo so, c'è una tantissima tradizione di San Bugnari in Calabria, spesso li incontriamo e veramente sono fantastici. E volevo dire se in qualche museo c'è qualche antico zampogna, antica zampogna costruita a Mongiana. Allora, proprio a Mongiana, io sto parlando dell'area delle serre, perché a Mongiana... Quella zona lì, cioè una zampogna che risale come costruzione a quell'epoca. Allora sì, io personalmente ho visto zampogne di metà dell'Ottocento, perché quello è il momento, per cui non si trovano, non casualmente, zampogne di primo Ottocento o di fine Settecento, perché non c'erano. Io incrociando i dati ho pubblicato anche un saggio su questa cosa, poi alla fine se vuoi ti posso mandare i riferimenti bibliografici perché è liberamente scaricabile in internet. Anzi lo dico molto rapidamente, se qualcuno va su Accademia ci sono i miei scritti, chiamiamoli etnomusicologici, perché io sono un antropologo, non sono un etnomusicologo, però i miei scritti etnomusicologici si possono trovare, ed è molto interessante la genesi di questo strumento proprio nel quadro storico e tecnologico di quello che allora era il Regno delle Due Sicilie, sia in termini di tecnologia, sia in termini di misurazioni, sia in termini di nomenclature, sia in termini di elementi organologici. È molto interessante per un musicista oppure uno che suona zampogna, potrebbe essere un argomento interessante, ma magari per tutti io mi fermo sul generale, perché se vogliamo rimanere sulla chiacchierata generale, se diventa una chiacchierata diciamo di organologia o di storia locale della musica, per cui però spero di essermi fatto capire, no? Cioè, questa esattamente i fatti tecnologici di un po' come dicono oggi, io lo dico sempre a voi bianchi, no? Come dicono oggi i bianchi, il polo d'eccellenza, ecco, il polo d'eccellenza italiano, uno dei poli d'eccellenza era la Mongiana, per quanto potesse essere a macchia di leopardo lo sviluppo economico del regno delle Due Sicilie, la Mongiana era senza dubbio un elemento chiamiamolo eccellenza, ecco, poi magari non era tutta ipertecnologia, ma la Mongiana funzionava senz'altro molto bene, ecco. Ora, Ettore, c'è da dire questo, che è vero che era macchia di leopardo, ma adesso qua giù non abbiamo manco le macchie, non ne metti niente. Sì, e non c'abbiamo manco il leopardo. Cioè. Non abbiamo più niente. Ma qualsiasi nazione al mondo costruisce la propria sviluppo industriale a macchia di leopardo, non si è mai vista una cosa del genere. E non si è mai vista una nazione come l'Italia, dove c'è un altissimo concentramento industriale in pochi chilometri quadrati, che è la Tosco-Padania. Quindi, come dice il tuo caro conterraneo Nicola Zitara, grandissimo studioso, ricercatore. La tragedia è che c'era questa concentrazione industriale. Adesso con la divisione internazionale del lavoro, tutto l'elemento produttivo, come anche le forme di lavoro che una volta si chiamavano proletarie, sono state oramai l'azienda lombarda o l'azienda piemontese o emiliana, eccetera, l'azienda veneta si fa fare una parte del lavoro in Asia o in Europa orientale, che ne so, la situazione, il paradigma è la Fiat, no? La Fiat è nata e cresciuta sul lavoro dei meridionali, no? Io sono un Cassino, dove c'è la Fiat, no? Da un certo punto la Fiat diventa una multinazionale, il Lingotto diventa un museo e la Fiat apre in Polonia, apre in Brasile, apre in Turchia e in Italia smantella, per cui l'Italia è un paese deindustrializzato. Certo, il nord, il centro-nord detiene le leve dell'economia italiana, questo qui è ovvio, però diciamo che questo è passato, insomma, noi siamo senz'altro serviti come manodopera più o meno specializzata, più o meno sfruttata. Adesso però la storia è cambiata, per cui è chiaro, la concentrazione della ricchezza è in una parte del paese, questa qui è una cosa evidente, non c'è bisogno di... No, ma poi dobbiamo dire innanzitutto, poi torniamo un attimo, devo chiudere un discorso di Mongiana e Zampogna, ecco perché ti spiego qua, c'è da dire questo, che Ettore mi ha autorizzato a dargli del tu, è di Catanzaro ma vive a Bergamo da qualche anno, quindi la realtà tosco-padana la conosce bene. Un libro che consiglio di studiare, che ha scritto Nicola Zitara, che non si trova più, ho trovato l'ultima copia su Amazon a 3 euro, che lui scrisse nel 71, Il proletariato esterno, è di un'attualità che voi non potete nemmeno immaginare. Si scrisse un qualcosa di incredibilmente contemporaneo, attuale e soprattutto
visionario sotto certi aspetti. Per quanto riguarda, trovarono le zambogne a chiave qui gli operai di Mongiana, perché qui, siccome siamo vicino a San Carlo, nel Settecento Paesiello ci fu uno sviluppo enorme della costruzione della zambogna, perché la zambogna entrò a corte. Paesiello addirittura scrisse delle composizioni per zampogna, che Riccardo Muti fece suonare da poco tempo, pochi anni fa, alla Scala da Piero Ricci. Quindi ecco perché qui c'erano le zambogne a chiave, di cui la più grossa produzione si faceva a Villa Latina, l'antica Agnone, Villa Latina qui in Alta Terra di Lavoro. Poi il fatto di Mongiana, se tu dovessi venire a vedere il ponte qui, pensa che hanno dovuto mettere delle nuove tiranti con le leghe moderne. Se tu vai adesso a vedere il ponte, i tiranti che tengono le colonne, quelle che sono state messe 35 anni fa, sono arrugginite. Quelle di Mongiana non c'è un tocco di ruggine. Non c'è un tocco di ruggine. È una cosa incredibile. Quindi stavamo proprio ad altissimo livello, come era la new economy dell'epoca, il regno delle due Sicilie, anche perché tu sai bene che abbiamo sempre avuto il problema delle materie prime, anche oggi l'Italia, e quindi, quindi il regno si basava soprattutto sulla new economy, sui contenuti altamente tecnologici. C'è da dire una cosa: Mongiana non aveva bisogno, perché era collegata al sistema delle miniere. Sì, sì. Per cui Mongiana era, diciamo, abbastanza, non del tutto, abbastanza autosufficiente sia sotto il profilo del minerario che sotto il profilo dell'energia, perché ancora oggi le foreste più grandi, credo, d'Europa occidentale sono in Calabria, nonostante qui siamo stati in Calabria siamo stati capaci di bruciarne la metà, però c'era una grandissima risorsa di carbone. Ancora oggi i pochi carbonari tradizionali d'Italia, ce ne sono pochi in Italia, ancora oggi in Calabria, soprattutto da quelle parti, resiste una difficile tradizione di produzione di carbone. Per cui la questione era assolutamente, diciamo, in questi termini. Per cui, come posso dire, c'era anche una certa ricchezza d'acqua. La siderurgia richiede moltissima acqua, quindi acqua, carbone, i materiali ferrosi di riperimento attraverso il sistema minerario. Pensa che le miniere, io ho intervistato forse l'ultimo minatore, ho intervistato video dell'ultimo minatore, le miniere hanno finito, sono state progressivamente chiuse, praticamente dopo il fascismo chiude l'ultima miniera, credo che fosse a Pazzano, vicino alla Mongiana, e io molti anni fa devo avere da qualche parte la videocassetta con l'intervista a quest'ultimo, a ultimi due minatori, uno era anziano, l'altro un assistente minatore, anche perché poi i minatori per necessità di cose vivevano poco. Questo mi ha raccontato, perché il minatore era pagato bene, per cui era un partito in paese ambito, perché il minatore guadagnava pure molto di più del contadino, ma il minatore si prendeva però la silicosi e quindi moriva giovane, sì, e lasciava una vedova, perché era considerata una dannazione, perché non c'erano conoscenze e me gliene fregava molto. Cioè, in tutta Europa purtroppo era un lavoro di sfruttamento e pericoloso. Perché se non morivi in miniera, morivi di silicosi. Silicosi o ipoacusia. Silicosi e ipoacusia. Senti, Ettore, quindi questo è il discorso di Mongiano. Fa piacere che, poi al limite, se ritrovi quella cassetta, ce la fai avere, ci farebbe molto piacere. Guarda, io a furia di traslochi in vita mia ho perduto tanto di quella roba, però se becco questa cassetta, con molto piacere te la faccio avere. Devo trovarla e devo capire dove è sepolta. Quindi abbiamo scoperto anche questa bellissima cosa dei minatori che sono venuti qui, degli operai di Mongiana, e hanno scoperto questa zampogna quando è stato inaugurato il Real Ponte Ferdinando. Cioè, chiudiamo questo discorso dicendo che tantissimi cognomi che sono a Brescia sono proprio della zona di Mongiana, che poi con l'Unità d'Italia li portarono su a insegnare il mestiere. E quindi, certo. Un'altra coltellata che subisco quando, almeno io, quando sento queste cose. Ma ora parliamo di, tu hai parlato di carbonari, no? Si può dire che carbonari nel senso di produttori di carbone. Sì, ma possiamo dire che i carbonari per tutto l'Appennino
del regno hanno portato le ballarelle da giù a su e molte si somigliano partendo dalle mie parti fino alle tue. Allora, quello che c'è da dire, allora, qui un altro, l'organetto è un altro discorso. Quando arriva l'organetto, soprattutto... Prima le ballarelle si facevano con la zabbogna zoppa. Sì, 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 però diciamo che la diffusione di un repertorio abbastanza analogo e la diffusione appenninica è dovuta soprattutto alla diffusione dell'organetto, cioè nel momento in cui tutti gli italiani di un'Italia che ancora esisteva per modo di dire, si ritrovano al fronte sul Piave, in Prima Guerra Mondiale, allora lì è stata un'occasione anche di confronto, come anche la creazione dei primi battaglioni. Una volta un generale dell'esercito italiano mi ha detto che per esempio i calabresi venivano automaticamente accoppiati agli abruzzesi nei battaglioni di fanteria. Questo per esempio mi ha fatto capire come mai in Abruzzo trovo dei salumi identici a quelli calabresi, come mai in Calabria trovo certi modi di suonare che ricordano tantissimo l'Abruzzo e l'Abruzzo ricorda noi, per cui diciamo che il meridione appenninico ha avuto varie occasioni di circuitazione culturale. La storia del Zampogna è un episodio, poi ci sono strumenti anche più moderni, penso all'organetto per esempio, anche alla diffusione della chitarra, chiamiamola acustica, quella che al sud si chiama francese, fra le classi popolari, non esattamente in ambienti colti. Ok? Questo, però voglio dire, sono discorsi molto complessi, cioè, ci vorrebbe una trasmissione per ognuno di questi, sinceramente è piuttosto lunga la vicenda, insomma. Ma noi abbiamo fatto trasmissioni parlando proprio di storia, con la questione della Zampogna, poi dell'organetto, pure con Dino Dell'Unto, con Alessandro Parente, poi ti mando tutte queste trasmissioni, se vuoi vederle, parlando proprio di questi fenomeni, perché l'organetto compare a fine 800 in Italia e compare... Sappiamo bene il più grosso organetto lì nelle Marche, ma poi a Sora nasce l'organetto Sorano, che era terra di lavoro ancora, prima ancora che diventasse Provincia di Frosinone, quindi sull'organetto ci sta molto da dire e cerchiamo di dire tanto. Io dicevo il fatto dei carbonari, ho capito che praticamente moltissime ballarelle si somigliano tra di loro, ma sono diverse, forse come il cibo, come il mangiare, perché alla fine l'emigrazione dei carbonari che andavano su e giù per l'Appennino portava un po' di tutto, oltre al fatto della Prima Guerra Mondiale, come tu dici, perché io ho scoperto a Pescarocchiano, nel Cicolano, che adesso è Rieti, ma prima era Abruzzo da Regno, che ormai loro suonano molti motivi della Prima Guerra Mondiale che erano del nord. No, la cosa per esempio molto interessante dell'organetto, l'organetto in Calabria funziona come lo stoccafisso, no? Nel senso che con i terremoti di primo Novecento arrivò lo stoccafisso, ci sono varie storie di arrivo, pare che il primo stoccafisso sia stato distribuito dai russi nel 1907, prima del terremoto ancora più drammatico dell'8, i russi che passavano per andare in guerra contro il Giappone distribuiscono dello stoccafisso che entra nell'alimentazione dei calabresi, come è entrato poi in tutti i meridionali, per cui la Calabria ancora oggi consuma quantità mostruose di stoccafisso che però compra in Islanda e in Norvegia, perché ovviamente lo stoccafisso nel Mediterraneo non si produce. Dopodiché l'organetto è vero, nasce a fine 800, circuita prima del 900 fuori dalla Calabria. Ancora oggi in Calabria abbiamo soprattutto realtà artigiane di assemblaggio dell'organetto, ma quelli che lo producono integralmente sono Marche e Abruzzo. Ancora oggi c'è gente che in Calabria c'è una tradizione di organetto radicatissima. Sono tutti organetti, soprattutto Abruzzo e Marche. La gente si parte con la macchina, va in Abruzzo, c'è l'elogio dell'organetto abruzzese, c'è la mitologia dell'organetto abruzzese, del grande maestro costruttore è abruzzese. Quindi vado in Abruzzo e mi compro l'organetto. Per cui è una cosa molto interessante, cioè che è una prova ulteriore del fatto che sono regioni di un'area dell'Italia che si parlano, si sono parlate storicamente, non è che siamo dall'altra parte del mare come comunque facevano parte di un regno, tutto il regno, sì, è stato il regno forse più longevo della storia d'Italia, se pensiamo alla genesi del regno di Sicilia, ha avuto una vita molto longeva, poi insomma è ancora prima di essere il regno di Sicilia era comunque un regno, il regno di Napoli, il regno di Sicilia, così il regno delle due Sicilie, eccetera, sai meglio di me che ha avuto una continuità territoriale secolare. Cioè, per cui non c'è nulla di dirsi, ecco. E quindi c'è contaminazione continua che si ha nella musica e nel cibo, nella cucina.
Da noi c'era, sì, come disse Dino l'altra volta, abbiamo fatto trasmissione qualche settimana fa, che a Sora ormai si erano inventati la tecnica Sora, l'organetto Sorano, c'erano tantissime botteghe artigiane che facevano gli organetti, le mandavano in tutto il mondo, addirittura avevano superato quelli marchigiani e abruzzesi, ma mo si è perso tutto. E purtroppo lo fanno altrove, come dici tu, Abruzzo e le Marche. Ma adesso parliamo di quello strumento meraviglioso che è la lira. Certo. Come ti trovi, da antropologo, da musicologo, da musicante a suonare la lira? Ma guarda, se vuoi possiamo evitare i titoli e fare una piccola storia personale. Io adesso ho 62 anni, quando ne avevo 19, per pura curiosità, diciamo, perché dentro un museo in Calabria vedevo uno strumento che non capivo come si suonasse, non sapevo niente. Sapevo solo che una cosa analoga c'era in Grecia. Allora ho cominciato con le telefonate all'ambasciata greca per chiedere se qualcuno mi poteva spiegare come si suonasse la lira, e mi hanno sostanzialmente riso in faccia, hanno pensato questo qui è un mattoide, insomma. Quella cosa che mi risposero: fatti un viaggio in Grecia e vedrai che trovi questa cosa. Dopodiché io appartenevo a un gruppo musicale che è stato uno dei gruppi musicali seminali della world music italiana ed europea, non vorrei adesso vantarmi troppo, però insomma è andata così. Renniliu. Per chi vuole documentarsi sulla storia di questo gruppo, www.renniliu.it, Renniliu.it. Questo gruppo nasce appunto nel 79, io avevo 18 anni e così via, e decide che noi non solo volevamo fare musica tradizionale, ma ce l'avevamo andare a trovare. Per cui ogni domenica, ogni sabato, ogni momento libero, quattro ragazzi in macchina, pastori e contadini. Allora c'era la possibilità di vedere gli ultimi scampoli di una società contadina che era già morta, però gli ultimi che si ricordavano una cultura antichissima, maghi, intagliatori, artigiani, cerai, sediai, gente che costruiva ex voto, gente che sapeva fare qualsiasi, sapeva lavorare la pietra, cosa che non è più possibile, gente che sapeva costruire strumenti musicali e suonarli, e gente che narratori di favole, gente che parlava lingue minoritarie, l'albanese, il greco, i dialetti ionici, l'occitano, il rom. Era un mondo che oggi è stato diciamo distrutto dalla modernizzazione. Questo è anche giusto, perché la storia va avanti, per l'amor di Dio, non è che possiamo, però per me è stata un'opportunità di conoscenza, di conoscere questo mondo. E anche abbiamo deciso che buttavamo una serie di estati della nostra gioventù, cioè invece di andare a giocare a pallone e correre presso le ragazze come è giusto fare a 20 anni, abbiamo dedicato meno tempo, diciamo, al pallone e alle ragazze e un po' di tempo alla musica. E questo ha significato che, per esempio, cercando casa per casa nella Locride, siamo riusciti a trovare gli ultimi 10 anziani, di cui uno aveva 100 anni, che suonavano questo strumento, e quindi imparare il repertorio, imparare lo strumento, capire come si costruiva, capire che cosa ci si cantava sopra, eccetera. È stato un viaggio assolutamente affascinante. Dopo questa prima fase, che è durata direi per gli anni 80, già nei primi del 90, io mi sono cominciato a fare le domande: ma come mai c'è questo strumento in Calabria? Allora ho cominciato a studiarmi. Io, tra l'altro, sono laureato in lettere, quindi storia non studiata. Mi sono sempre appassionato alla storia locale della nostra regione e di tutto il sud, o comunque dell'Italia in generale, ma del Mediterraneo. Ho sempre avuto la passione per il greco, per esempio. E allora è stato facilissimo scoprire l'acqua calda, cioè l'Italia era tematis calavrias, cioè l'avamposto occidentale dell'impero bizantino. Intendiamoci, era stata bizantina anche la Sardegna, anche la Sicilia, anche la Puglia, anche il sud, tutto il sud d'Italia, però restringendosi l'area dell'impero bizantino... Napoli era bizantino. Sì, però gli ultimi territori a cedere ai normanni, poco dopo il 1000, accedere ai normanni, che poi costruirono, ebbero il merito e il demerito, questo poi è la storia che lo decide, di costruire un unico regno meridionale che partiva da Palermo e arrivava a Napoli, no? Perché fino a quando c'erano i bizantini, gli arabi si erano presi la Sicilia, i bizantini si tenevano il sud, dopodiché arrivano i normanni e fanno briscola e 3-7 e assopiglia tutto, e si pigliano tutto il sud. Siamo
più o meno 1000 anni fa, ok? Nella Calabria, in Calabria, guarda caso, c'è uno strumento che a cavallo tra alto e basso medioevo, quindi intorno al 1000, comincia a circolare in tutto il mondo bizantino, che è proprio questo strumento che noi chiamiamo lira, e che io in tutto il mondo bizantino a cavallo tra alto e basso medioevo ho trovato uno strumento praticamente identico. Ci sono strumenti così nella Dalmazia meridionale, nella Romania meridionale, nella Bulgaria meridionale, in tutta la Grecia continentale, nelle isole, nell'attuale Turchia, ok? E in Calabria. Uno si direbbe, ma come mai in Puglia no? Questo è un mistero. Non ci sono tracce della Puglia, era bizantina. Non ci sono, bizantina recente, perché la Napoli bizantina di cui tu parli è una Napoli più antica, perché è stata perduta prima dei Bizantini. Il ducato bizantino. Esatto. Sì. Qual è l'incastro? È fra storia e musica, cioè questo strumento arriva nel mondo bizantino intorno al 1000, quindi X-XI secolo. Napoli cade prima, viene abbandonata dai bizantini, o la perdono prima. Per cui coincide l'arrivo in Occidente di questo strumento con la cartina dell'impero bizantino tra il IX e il X secolo. La troviamo dappertutto. Se tu prendi una cartina dell'impero bizantino nel IX secolo e trovi tutti i territori dove si è suonato questo strumento. Che caratteristiche ha in tutto l'impero bizantino? Ha tre corde. Accordatura molto spesso così, una quinta e una quarta. Dopodiché un unico pezzo di legno scavato è una tavola armonica che si chiama, in Calabria si chiama tompagno, ma in greco si chiama, per dire, capachi, come per dire che qualche cosa che copre, il coperchio, ok? Tre corde, un ponte mobile, un'anima mobile, un tiracorde di cuoio, in Grecia lo fanno con un laccio, un pezzo di legno, eccetera, ma soprattutto non ha tastiera come il violino. Quindi si tocca col dorso delle unghie e i piroli, la corda finisce nel pirolo, in dialetto pirozzu, no? Finisce direttamente nel pirolo, quindi non ha capotasto. È uno strumento antichissimo, è la nonna del violino. Si suona con un arco che è preclassico, prima dell'arco della musica classica, che è proprio un arco come quello medievale, cioè è un arco, letteralmente parlando, con i crini a fascio e non a striscia, ok? E per cui con questo arco uno ottiene il suono esattamente come avete visto suonare nel filmato di prima, ok? Questo stesso strumento, i primi ritrovamenti sono a Novgorod in Russia Bianca, se non sbaglio proprio nel IX secolo, ritrovamenti archeologici di uno strumento praticamente uguale a questo. E nel corso dei secoli si è diffuso in tutta l'area di quella che era l'antico impero bizantino. Per cui alcuni studiosi lo chiamano appunto il violino bizantino. Ok? Questa è la prova, proprio la prova, come posso dire, la prova provata di uno strumento medievale che ha sopravvissuto 1000 anni nella tradizione popolare di contadini considerati ignoranti, quindi pastori, mugnai, contadini, quindi il povero zappatore considerato analfabeto e ignorante, in realtà custodiva un sapere musicale antichissimo di origine medievale, okay? E anche una musica antichissima di origine medievale, ok? Per cui questa cosa ci collega direttamente alla Calabria, a un mondo orientale, al mondo orientale al quale la Calabria era storicamente legata, perché tutto il sud è stato collegato alla Magna Grecia, no? Quindi alla colonizzazione ellenica, tutto il sud. Alcune zone del sud hanno avuto una presenza particolarmente prestigiosa dei greci, non solo prestigiosa, ma anche importante economicamente, socialmente, politicamente. Pensiamo alla Magna Grecia, alla Siracusa di epoca, no? Di epoca megaellenica, no? Ma anche la stessa Napoli, Taranto, ok? Crotone, Sibari, no? Sibari, una città calabrese dove si diceva che le persone erano così ricche che se parlavano di lavoro fra di loro era considerata maleducazione, perché erano così pieni di ricchezze e di schiavi che nessuno sibarita lavorava, no? Per cui c'era questa questione. Io tempo fa ho avuto occasione di ridere con alcuni colleghi bergamaschi, siamo andati a vedere dei opere rupestri nella Val Camonica, parlavamo con la guida che ci mostrava queste
chiamiamoli graffiti, anche se non sono esattamente graffiti, comunque chiamiamoli graffiti. E mi dava una datazione, ho detto, ma questi quanto potrebbero avere? Ed erano solo dei graffiti. E questo mi fa circa 2500-2600 anni. Al che mi è venuto da ridere, ho detto, quando qui facevate i graffiti, a Crotone c'erano le case con il riscaldamento a pavimento e l'ascensore. Certo, spinto dagli schiavi, ma c'era l'ascensore, c'era il riscaldamento a pavimento. C'erano una cultura per la quale gli atleti calabresi o meridionali andavano a vincere le Olimpiadi in Grecia, no? Per cui mentre qui facevate i graffiti, insomma, c'era purtroppo una civiltà che non abbiamo proseguito, però senza dubbio c'erano dei segni di civiltà straordinari. Questo mondo greco ha lasciato delle tracce che proseguono fino ad oggi, perché sia nella Calabria meridionale che nella Puglia meridionale sopravvive. In Salento sopravvive il greco, nell'area della Grecia salentina, in Calabria sopravvive il greco, nell'area della Spromonte meridionale. Considera che però questa isola calabrese non è altro che la rimanenza di un'area ellenofona molto più ampia che arriva da fino a Catanzaro, cioè tutta la Calabria ultra, quella che tu chiamavi la Calabria ultra seconda praticamente, era sostanzialmente fino al 1400, se non dico interamente ellenofona, comunque almeno bilingue, cioè nel senso parlava dialetto e parlava greco. Allora, questa zona, col passare dei secoli, oggi i paesi che parlano greco sono tre e parlano pochissimo, è una lingua in agonia, ma ci ha messo 2600 anni a morire, per cui vuol dire che è stata una grandissima cultura. Sì, negli ultimi secoli abbandonata a pastori e a contadini, perché le classi dominanti non la parlavano più. Ecco, questo... dire questo, Ettore, mentre parlavi. Primo, a Napoli si è parlato il greco fino all'arrivo degli aragonesi, con Alfonso che fece l'accademia, quindi nasce la lingua, si parlava un po' il napoletano, un po' il greco, si parlava per molto tempo, greco antico. Secondo, tu che hai detto giustamente che è storia locale, ma mentre tu parlavi, conferma sempre più che è il mio pensiero, le nostre storie locali, del nostro amato regno, in qualsiasi zona, non sono storie locali, ma sono storie universali, perché alla fine tutto qui è convogliato, e quello che troviamo, quello che è partito da qui, ha civilizzato il mondo. Quindi quando si parla di Crotone, di Catanzaro, di Napoli, del Salento, di Siracusa, dell'Abruzzo, si parla di storia non locale, ma universale. Questo è innegabile, se il resto del mondo... E poi c'è il fatto, volevo pure capire, bizantino, ma c'era pure i Longobardi da noi. Allora, i Longobardi non sono stati in Calabria. I bizantini furono cacciati prima dei Longobardi. No, non è esattamente così. Dalle mie parti furono cacciati dai Longobardi. Sì, l'arrivo dei Longobardi significò una frantumazione dei possedimenti bizantini in Italia. Perché sì. con le guerre greco-gotiche, però qui andiamo molto indietro, con le guerre greco-gotiche i bizantini avevano riconquistato tutta l'Italia, dopodiché è una fase instabile, le guerre greco-gotiche sono durate decenni, hanno prostrato un po' l'Italia, alla fine i bizantini riescono a riconquistare l'Italia. Il problema è che l'Italia faceva gola ai popoli che venivano dal nord, per cui i Longobardi sono stati il primo elemento di frattura, sono entrati in Italia e si sono accaparrati dei territori, approfittando anche del conflitto politico tra il Papa e l'impero bizantino, perché l'impero bizantino, l'imperatore di Bisanzio, di Costantinopoli, non tollerava che la Chiesa fosse autonoma da lui politicamente. Lui si faceva, ci sono i famosi mosaici di Ravenna, nel quale l'imperatore si fa rappresentare con l'aureola, quindi lui si riteneva rappresentante di Dio in terra. Il Papa sta cosa non la poteva accettare, e quindi c'era una frizione che poi portò anche allo scisma tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa. Okay? I Longobardi in questa tensione, diciamo, si incuneano e quindi cominciano a prendersi dei territori. Il Beneventano, per esempio, era ducato Longobardo. Però, diciamo, non si sono... non hanno... Certo, ma il discorso diventa lungo. Ci sono delle presenze Longobarde, per esempio, anche nel Lazio. Ci sono delle presenze Longobarde... Sì, anche addirittura se voglio delle tracce in Sicilia, eccetera, però il grosso degli insediamenti era famiglia Longobardi, Landoni, però il grosso degli insediamenti Longobardi lo troviamo appunto in Campania, Beneventano, il resto rimane ai bizantini e agli arabi, perché la Sicilia bizantina viene conquistata dagli Omayyadi e diventa avamposto
dell'impero arabo. Poi arriveranno i normanni a fare assopiglia tutto, non ci saranno più né arabi né bizantini né... loro faranno il regno per come l'abbiamo conosciuto fino al 1860. Io sono stato qualche giorno fa, qualche settimana fa, a Santa Maria Valogno, qui di Sessa, dove praticamente dal 1139 fanno indulgenza, una messa indulgenza plenaria, a seguito poi della guerra persa da Innocenzo II contro Ruggero II in Normanno, dove una volta persa quella battaglia a San Germano, da qui a Cassino, da me, a seguito poi della pace di Calluccio, Ruggero II il Normanno riconsegnò tutti i territori conquistati a Papa Innocenzo, in cambio però volle la legittimazione della sua corona, che gli fu data da Anacleto II, ma sapeva che era un antipapa, e Innocenzo II riprese tutte le sue, per Monte Cassino, tutti i territori persi, però legittimò ufficialmente il regno di Sicilia incoronando Ruggero II il Normanno. E qui proprio a pochi chilometri da me, una frazione di Sessa, vicino Suio Terme, dove ci stava pure Plotino da Suio, i neoplatonici qui stavano. Dal 1139 c'è una messa, viene fatta l'indulgenza plenaria. Pensa tu come si intrecciano i territori tuoi con Allora, c'è una storia profondissima nelle quali le realtà, chiamiamole nazionali, si intrecciano e internazionali, si intrecciano con realtà, diciamo, molto locali. Allora, un luogo come quando tu parlavi di razzismo del nord, io parlerei più che altro di ignoranza sì, è ovvio. verso o Adesso per non lungo, di non ignorante. considerazione da parte della storia ufficiale della storia nazionale. Perché? La persona, diciamo, del nord, l'uomo della strada, per decenni il nord era Napoli, non era manco Palermo, il sud era Napoli, scusami, non era manco, cioè, io mi ricordo nei primi anni che ero qui, c'era un mio amico bergamasco, bravissima persona, una volta mi portò, avevo un problema dell'automobile, mi porta da un suo amico carrozziere. Ah, ti presenti il mio amico Ettore che viene da Napoli. Io ho detto, non sono di Napoli, io sono calabrese. No, dai, tu vieni da Napoli, per dire che non ci capisco niente da dove vieni tu e sei per forza di Napoli. Adesso, come nel nord c'è un abisso tra un veneto e un piemontese, al sud abbiamo le nostre differenze, no? Perché ci sono culture importanti che hanno avuto, nella loro diversità, hanno contribuito anche alla grandezza culturale di quello che è stato il regno, ma modestia a parte anche dell'Italia, con tutto che siamo in una realtà coloniale, diciamo così, da un paio di secoli, ok? Però, voglio dire, non possiamo dimenticare quella che sono state le storie locali che ne so, cioè non è che una città come Napoli o come Palermo te la metti qua sotto così facilmente. Maestro, ma noi O abbiamo civiltà Bari, cioè secondo. sono città che hanno uno storico di un certo rilievo che non te la puoi dimenticare così facilmente. Però scusami, voglio chiudere il discorso di prima. Questi rapporti con il mondo bizantino, però incredibilmente non si interrompono con i normanni, nonostante i normanni si fanno normali, prima i normanni, poi gli aragonesi e poi gli spagnoli si fanno normalizzatori del sud d'Italia per nome del Papa. Mi spiego subito perché normalizzatori. Un sud ortodosso religiosamente era un sud eretico per il Papa. Quindi il Papa fa in modo che i normanni non toccarono con la violenza, non chiusero con la violenza i monasteri, però non fecero in modo che si estinguessero l'acqua, cioè non si potevano aprire nuovi sistemi di culto ortodossi, solamente cattolici. Gli spagnoli poi non ne parliamo per niente. Gli spagnoli intervennero anche militarmente su questo. Per cui il sud è stato bonificato religiosamente perché non poteva più appartenere ai bizantini, quindi all'Oriente. Pensa tu che a metà dell'Ottocento, dopo non so quanti secoli, che era stato abolito il rito greco a Bova, vicino Reggio Calabria, città ancora oggi dove qualcuno parla greco, i vecchi si facevano ancora il segno della croce con il figlio a destra. Cioè, dopo 400 anni che gli avevano tolto la messa in greco, questi ancora si facevano il segno della croce alla rovescia rispetto ai cattolici. Capito? Quindi pensa, il problema è che normanni, aragonesi, poi spagnoli, che cosa succede? Questi cominciano a dire: il notaio non si fa più in greco, o in latino o volgare. Ok?
Le classi dominanti non devono più parlare greco, si deve parlare o latino o volgare locale, o al massimo il primo toscano che circolava, data la grande moda di Dante, Petrarca, Boccaccio e così via. Ok? Per cui chi ha continuato a parlare greco per 1000 anni dopo la caduta dell'impero bizantino? 1000 anni. Per 1000 anni hanno continuato pastori analfabeti. Sulla Spromonte, pastori analfabeti parlavano un greco vicino a quello di Omero, fino a quando poi non è arrivata l'emigrazione. Arrivata l'emigrazione, la Spromonte è abbandonata. Oggi, se giriamo alla Spromonte, è una montagna di paesi fantasma, la Spromonte meridionale. Quei pochi che ancora ci sono paesi spopolatissimi, però, come diceva Salvatore Siviglia, un poeta dialettale, io direi nazionale quasi, che componeva in greco di Calabria, lui diceva, ti canome, che facciamo? Tipo teatropo, tipo teloia, cioè che cosa possiamo fare? Se non c'è nessun uomo, non c'è nessuno che parla, i paesi sono vuoti, se ne sono andati tutti. Oppure hanno simulato i crolli, le frane, le disgrazie, prendendo la gente dalla montagna e sbattendola dove capita. Ok? In questo modo è stata distrutta, dopo 1000 anni di resistenza, una lingua di pastori. Quel poco che io so di greco, perché io sono di Catanzaro, ho fatto il liceo classico, scopro con massimo fascino, dentro un liceo classico di Catanzaro, quindi una cosa molto borghese se vogliamo, no? Che all'estremo sud della Calabria c'è ancora gente che parla greco, il greco quasi di Omero, perché è un greco che mischia un greco bizantino al greco omerico. Niente, dedico buona parte del mio tempo per andare a camminare appresso a pastori sperando che mi insegnino qualche parola, per cui un po' lo parlotto, ed è un greco che è antico quanto per noi l'italiano di Dante. Quando vado in Grecia e gli parlo greco di Calabria, sorridono, gli sembra una comica, sembra che parli uno che viene spunta da fuori dal Medioevo, ed è un momento, diciamo, per loro di divertimento, per me di chiamiamola identità, anche se io con la parola identità, come tutti gli antropologi, sono sempre un po' critico, però per me è un momento di identità. Per esempio, per me, con il greco di Calabria vado in Grecia e faccio la spesa, perché le parole di base, acqua, olio, vino, farina, sale, cipolla, aglio, che so, sono assolutamente uguali, sono le parole moderne che sono diverse, no? E questo te la dice lunga su come un greco che ha sopravvissuto dall'epoca delle colonie, quindi 2600 anni fa, fino alla bocca degli ultimi pastori che si ricordano, anziani oggi della nostra montagna, è stupefacente un fatto culturale. E già solo questo è di una ricchezza enorme, no? E capisci come in un mondo di pastori analfabeti resiste uno strumento come questo, anche questo per 1000 anni. È una cosa sconvolgente, bellissima, no? Certo, poi la storia arriva alla modernità e che possiamo fare? Purtroppo il mondo va più avanti. Però io dire, la cosa che io dico sempre è che la memoria storica tanto male non fa. Per cui guardarsi quello che siamo stati può essere una buona base per immaginare un futuro di dignità. Stai qui per questo. Per noi la storia non è un porto ma è un faro. Certo. E dopo, fino al 1860, noi non siamo mai stati terra di emigranti, ma di immigrati. Ecco perché siamo così ricchi e siamo multiculturali, multietnici, multirazziali in questo modo. C'è qualcuno a Napoli che dice che noi alla fine non siamo stati emigranti, ma ci siamo ricollocati e abbiamo civilizzato il mondo, perché adesso il mondo occidentale, non solo, ha usi e costumi che erano i nostri. E in questo modo. E poi c'è stata un'altra cosa importante. Identità e tradizione sono fondamentali. Identità sta nel tempio, il fuocherello che mantiene vivo la tradizione. Se non ci fosse la tradizione, l'identità diventerebbe cenere. Faccio un esempio molto semplice. Una tamburriata identitaria è fatta tamburo e voce. Ci metti la fisarmonica o l'organetto, diventa tradizione. La tradizione è, come vi ripeto sempre io, è l'innovazione dove l'uomo non è spettatore ma è protagonista dei cambiamenti, però deve avere alle spalle l'identità. E lo so che voi antropologi avete una teoria tutta vostra. L'antropologo è sempre molto complicato, devo dire. Ma all'antropologo piace complicarsi la vita, però c'è una cosa importante da dire, è che ovviamente la storia dell'uomo è un fatto complesso, cioè la storia della Calabria o del Sud è complessa quanto tutto il resto del mondo, cioè non abbiamo niente di meglio e di peggio degli altri, cioè, ognuno c'è il suo specifico, però
c'è una grandissima complessità della quale non ci possiamo girare da una parte o dall'altra. Certo, poi noi usiamo dei termini perché ci facilitano, servono per capirci, quindi la parola identità, la parola tradizione, però c'è un fatto fondamentale che in realtà i popoli, come posso dire, hanno, noi vediamo la tradizione come se fosse un presepe napoletano, qualcosa di fermo. In realtà i mondi antichi o i mondi chiamati tradizionali, mondo contadino, pastorale e così via, hanno avuto, come il mondo borghese, il mondo industriale ha avuto il suo sviluppo, anche i mondi contadini hanno avuto, diciamo, il loro sviluppo, hanno assimilato, magari c'è stato un'osmosi fra classi diverse, la cultura colta scendeva in quella popolare, quella popolare, però voglio dire, non c'è niente di umano che sia rimasto fermo nel corso della storia. Ti faccio un esempio quasi comico. C'era, oramai morto da molti decenni, un grandissimo costruttore di zampogne di San Giorgio Morgetto, Michele Monteleone. A un certo punto questo Michele Monteleone fa una zampogna che ancora c'è, bellissima, che dà a suo genero. Questa zampogna, siccome le zampogne a chiave del sud, della Calabria, non sono solo molto raffinate come tornitura, portano degli abbellimenti rispetto a quelle, chiamiamole, napoletane, cioè dei, chiamiamoli, valori, anelli di corno molto ben lavorati in vari punti dello strumento. Questa zampogna aveva un anello di corno enorme messo sulla campana più grande. Tutti quanti, accidenti, ma dove hanno preso una mucca con un corno di queste dimensioni? E che invece era un corno strano, perché aveva delle trasparenze strane. Ma che cosa strana, che cosa strana? Dopo anni si scopre che il costruttore si calava con le corde dentro una gola della montagna dove era caduto un aereo americano distrutto con i piloti morti, eccetera eccetera, e aveva preso dei pezzi sfracellati di plexiglass dei finestrini, quindi finestrini buttati, di un aereo esploso, quindi mezzo cotto sto plexiglass, quindi sembrava del corno. Lui lo metteva, lo torniva e sembrava un enorme, un corno di una mucca inesistente, di dimensioni mostruose. Per cui questo qui aveva l'ingegno tale di andarsi a calare nel fiume per prendersi un materiale che gli serviva, che poteva simulare il corno e così via. Per cui una capacità di adattamento tecnologico incredibile. È certamente il pastorello che no, la zampogna gli si fa solo col corno, se no non la faccio. Mi spiego? Ma questa è tradizione, è innovazione, no? Esattamente, per cui ogni tradizione ha un sistema di innovazione, perché essendo qualcosa di umano, ha insito in sé il concetto effettivo del progresso, dell'avanzamento. E se no staremmo ancora nelle caverne, no? Il grande Pasolini diceva, non c'è progresso senza sviluppo e viceversa, e quando manca il progresso, abbiamo solo lo sviluppo. Quello che ci hanno dato al sud è stato una distorsione dello sviluppo, per cui forse non c'è più la fame, forse non c'è più la gente che va scalza, però in cambio c'è stato un livello di devastazione di tutto ciò che è progresso, proprio nel senso latino del termine progredior, cioè di andare avanti. L'avanzamento umano purtroppo non c'è stato, abbiamo tenuto l'anima al demonio, ecco. Questo infatti Zidara specifica molto bene cosa vuol dire essere diventati sottosviluppati. Diceva Zidara, un pescatore che lavora e fa le sue reti a mano, una persona che lavora con le sue mani e c'ha il suo sviluppo. Nel momento in cui arrivano le reti costruite al di fuori, in importazione, e lui non le costruisce più, diventano un sottosviluppato. Questa è la... Ed è Zidara, il tuo conterraneo, che era di... Era di Sibari, no, non di Sibari, era No, no, non di Sibari. Sinceramente non mi ricordo dove fosse nato Zitara. Un paese famosissimo, e lui coniò il primo termine che siamo una colonia di una subnazione. Vabbè, ma poi c'è un'altra cosa da dire. Noi, il nostro livello culturale, tu hai parlato di Pasolini, come Gramsci, poi Pasolini distingueva l'intelligenza dall'intellettualità. Quindi i nostri pastori contadini, il livello culturale era altissimo, perché noi siamo sempre stati terra di filosofi e di musicanti e di musicologi, e quindi quella era la più alta forma di cultura insieme alla matematica. Matematici, filosofi e musicisti. Siderno, era nato a Siderno. Siderno, bravissimo.
Quindi queste tre cose erano la nostra. Nessun popolo al mondo era come quello napoletano e siciliano a livello culturale, perché avevamo queste tre queste virtù: musicisti, filosofi e matematici. Più di questo che potevamo fare? E quindi trovi adesso invece non c'è più l'analfabetismo di una volta, però, no, però c'è quello di sistema, il famoso analfabetismo sistematico, ormai è diventato una cosa drammatica. Quindi e questo è il fatto. I nostri contadini e pastori non sono unici al mondo, perché non portatori di civiltà, ma erano persone di altissimo livello culturale, perché sapevano contare, erano matematici, filosofi. Considerare appunto quello, se noi diamo all'oralità, come l'antropologia dà, un valore elevatamente culturale, ci è chiaro che sono portatori di... Ma pure come i cantastorie, come i nostri, erano pure grandissimi cantastorie, quindi grandissimi poeti. Cioè, non... Senti, ma ci fai sentire un pezzo con questa lira oppure no? Bisogna vedere che cosa avviene con la collegamento, però va bene, ci provo. Dacci questa emozione. E ovviamente... Per esempio, le corde sono di budello, quindi si scorda con grande facilità. È una suonata appunto tradizionale, diciamo così, che viene da Gioiosa Ionica. Era la sonata di La buon'anima di Pasquale Ucammareri, detto così perché era uno che l'ho conosciuto, ovviamente era uno che stava con la camicia abbottonata fino a qui pure ad agosto, quindi era chiamato così. Che te devo di niente, grazie, cioè, mi hai fatto venire fritto un gollo, mi dicevano le nostre parti. Bene, vuol dire che la musica ha funzionato, perché... ma la musica, tu sai bene che la musica è un codice, un linguaggio, tu vai in Cina, vai ovunque, non conosci la lingua, ma cominci a suonare, cominci a comunicare, non c'è niente da fare. Certo, assolutamente. Quindi, poi tu sai, io sono rimasto molto colpito dal libro di Franco Cassano, Il pensiero meridiano, che lui diceva alla fine il Mediterraneo, cioè il sud Italia, che io chiamo sempre regno sud, in termine per me lombrosiano, è il punto terminale della civiltà che nasce a oriente, raggiunge il massimo della vetta che sta nel nostro territorio, per poi che andrà a finire a nord-ovest e morirà la civiltà per ricominciare per un altro momento. Noi abbiamo una promiscuità che non ha nessuno, Ettore. Ma sai, in antropologia si dice che i frutti puri impazziscono. In questo senso il futuro è sanamente bastardo. Possiamo essere eleganti, gabbati, a non denigrare e a non classificare le civiltà altrui, ma credo che la nostra non è uguale. Perché è la fusione di tante civiltà. Poi, essendo al centro del Mediterraneo, non possiamo negarcelo questo. Poi ognuno facesse come vuole. Ognuno ha diritto. A me piace parlare di diversità.
per cui ognuno ha diritto alla propria diversità, alla propria autonomia, perché viviamo in un mondo che appiattisce tutto. Per cui la nostra diversità è ricchezza, come il fiore dell'Amazzonia è ricchezza, perché la biodiversità ha ricchezza anche in senso culturale. Sì, hai ragione, ma a me sinceramente non mi importa essere più bravo, più bello del tunisino, dello spagnolo, capito? Però non è qui, però voglio dire, io ho la mia dignità, tu hai la tua. Si arriva a stabilire che c'è qualcuno che è più bravo, è più intelligente, e quindi ha diritto, come nel vecchio colonialismo, no? Nel colonialismo del... No, non sto dicendo che lo stai dicendo tu, sto dicendo che nel colonialismo europeo dell'Ottocento c'era: noi siamo bravi, siamo forti, gli altri sono bambini, io gli vado a portare la civiltà, capisci? Questo è... quelli erano positivisti e razzisti. Io parlavo l'accumulo di diversità che abbiamo noi, non le hanno gli altri. La promiscuità nostra, noi non siamo più, noi siamo il numero di diversità che abbiamo noi accumulato e abbiamo raggruppato, non ce l'ha nessuno, non per meglio o peggio. Perché tutti qua venivano. Infatti, noi abbiamo coltivato, noi siamo la civiltà dell'accoglienza, la civiltà della convivenza. Noi la parola tolleranza e inclusione non l'abbiamo mai avuta, perché sono termini razzisti. La tolleranza è un termine che è l'anticamera della violenza. Noi ci siamo sempre, abbiamo sempre accolto tutti e convissuto con tutti. È sempre stata molto caratteristica. Tu prima parlavi della Spagna, l'impero delle Spagne. Soprattutto Catanzaro e la Calabria, con l'impero delle Spagne, ha avuto la ricchezza maggiore nella sua storia. Le grandissime sederie, tutte. Sembra quasi che la Spagna... con Napoli era la New York dell'epoca, ma la Calabria, soprattutto la parte ionica catanzarese, aveva avuto uno sviluppo, una ricchezza enorme con l'impero delle Spagne. Catanzaro è una grandissima produttrice di sete di broccato, quindi c'era una specie di quasi di rivalità con la Lombardia, per cui in quanto a produzione di seta, per cui non è una novità questo. Il discorso è che poi però, sai, uno dimentica, poi taglia tutti i gelsi e non c'è più traccia, no? Cioè funziona come a Paterson negli Stati Uniti, a proposito di Sacco e Vanzetti, è una città di anarchici. Oggi vai a Paterson, non si ricordano manco che ci sono stati gli anarchici. Se tu ti cancelli ogni traccia, la storia... Noi per fortuna eravamo pure noi pieni di Ceusi, perché la zona dell'alta terra di lavoro, che noi chiamavamo Ceusi, era piena di sederie anche qui, poi c'è San Leo, c'è poi... Ma noi l'abbiamo conservato questo ricordo grazie a Goethe, no? Con il suo viaggio in Italia, quando andò a Napoli passando la terra di lavoro, ha esaltato la grandissima produzione agricola organizzata e tutto con i gessi, tutti i colori. Quindi, senti, prima di lasciarci, ci dici un po', come hai detto in privato, che voi siete un po' i napoletani calabresi per la lingua, soprattutto. Ma guarda, questo non saprei, anche qui non vorrei fare quello che la fa sempre difficile. Dunque, c'è una Calabria napoletana, questo sì, come c'è una Calabria siciliana, diciamo così, nel senso che c'è tutta una zona della Calabria dove tu trovi, per esempio, una morfosintassi che è molto vicina ai dialetti campani e appenninici. Poi c'è una Calabria meridionale in cui la morfosintassi è greca, ok? Cioè non è manco, diciamo, direttamente siciliana, ma è proprio greca. Mi faccio un esempio immediatamente, no? Se uno questa è una cosa che convive anche da noi, ma mi spiego subito. Se io devo collegare due verbi in una forma, diciamo, che non è progressiva, ma diciamo che è progressiva, tipo io dico devo andare nella Calabria centro-settentrionale, ci può essere una forma più simile a quella del aiu e ire, devo andare, quindi un presente che regge un infinito. Devo, come in italiano, un presente regge un infinito. Nella Calabria meridionale, per esempio nella mia città, un presente regge un presente, cioè aiu ma vaiu. In greco, echo na pao, devo che vado. Quindi la morfologia, la sintassi, diciamo, è greca. Ok? Per cui questo ci rende più, diciamo,
più greci, oltre che di influenza anche siciliana, pure nei suoni, nelle espressioni e così via. Anche perché i due grandi punti di riferimento di quello che per 8 secoli è stato il regno delle due Sicilie era la Sicilia, Palermo, le due capitali, Palermo e Napoli, c'è poco da dire. La Puglia, certo, ha avuto la sua, è un po' il terzo polo, diciamo, però la grandezza di Napoli e di Palermo è, mi pare, indiscutibile, sono due capitali, cioè, per cui senza discussione. Poi, in questo senso, diciamo, per questo all'inizio dicevo la Calabria in realtà non esiste, cioè non c'è la grandezza accentrante di Napoli, non c'è la grandezza accentrante di Palermo, ma questa è anche la sua ricchezza, perché la Calabria ha, in questa frammentazione trova la sua ricchezza, cioè in questa convivenza di lingue di molto diverse, anche antiche. Ogni volta che scoppiava qualche invasione, qualche guerra dalle parti dell'Oriente, alla fine arrivavano nel regno e sempre in Calabria li sistemavano tutti quanti, quindi ci sono comunità greche, albanesi, soprattutto gli albanesi dopo la guerra in Kosovo, quando gli ottomani fecero quel popò di eccidio, si rifugiarono qui, si parla che accogliemmo 1 milione di albanesi, infatti noi non come oggi che sono carne da macello e sono tratta degli schiavi di immigrazione, a quel tempo veramente si faceva l'accoglienza, venivano, gli davano un terreno, gli davano dei posti, state lì e campate, vivete come vivete con noi, nel rispetto delle identità e delle culture di cui arrivavano, e non il pensiero unico di oggi che sta creando, che ha creato un nichilismo, che ci sta distruggendo, ma è fallito miseramente, perché comunque il Truman Show ormai si sta sgretolando. Purtroppo per loro sta fallendo questa cosa. Alla fine l'uomo riesce sempre a emergere le sue identità. Un'ultima cosa e ti lascio. In famiglia che parli? Italiano o parla anche calabrese, la tua lingua? Dove parlo? A casa? Quando state a casa, con la famiglia, parlate solo in italiano o parlate anche nella tua lingua calabrese? Ma io a casa non riesco a parlare greco perché non lo capisce nessuno, però dialetto è italiano, sì. Anche perché io insegno italiano, quindi sono costretto a parlare, però diciamo che il dialetto sì, soprattutto con mia figlia cerco, anche se mia figlia alla fine non, il dialetto non lo parla, però lo capisce benissimo perché io le parlo in dialetto, per esempio. Comunque attenzione che anche il presidente dell'Accademia della Crusca dice sempre che l'uniche lingue madri al di là, oltre l'italiano, sono latino, greco antico, napoletano e siciliano, quindi parlare di dialetti le nostre lingue è un po'. Poi tu sai che io vengo dalla terra dei Placidi Cassinesi, i primi testi scritti in volgare. Per noi, io non considero dialetti, ma lingue madri. Beh, effettivamente lo sono. Sono assolutamente. Infatti, per esempio, io non ne abbiamo parlato, però io ho un percorso come cantautore. Io i testi delle mie canzoni sono rigorosamente in dialetto, quasi tutte in dialetto catanzarese. Io uso anche il greco di Calabria e altri dialetti, per esempio reggini, ma il 70% delle mie canzoni sono il dialetto di mia nonna, che manco mia madre parla più, perché io parlo un dialetto piuttosto arcaico. Da bravo migrato io parlo un dialetto che non c'è più a Catanzaro da 40 anni, però mi affascina enormemente perché ci sono dei suoni che oggi non trovo più. Senti, ma è tutto morto, non c'è più nessuno che possa resuscitare queste cose. Tra 100 anni che non ci sta, non se ne parla proprio più di queste lingue? No, non è tutto morto, però sicuramente ci sono delle trasformazioni più forti di noi. Il greco è in crisi, credo, irreversibile. Il dialetto da noi è parlato ancora, però c'è una forte italianizzazione. Quando io torno a Catanzaro, mia madre, che ha quasi 90 anni, mi dice: tu parli antico, perché io parlo, cioè io non dico fazzoletto, ma dico Maccature. Maccature, quello non, fazzoletto in gatto. Non c'è più Maccature, no? Per cui non c'è più, per dire una cosa molto meridionale, un francesismo che è buatta, no? Mia madre dice scatola, non dice più buatta. A scatola del pomodoro, cioè, per cui queste cose che sono molto, molto antiche, forchetta, piruni, come in greco, no? E botola, catarratta, come in greco, e la stanza di sotto, catoio, come in greco, è diventata cantina, mo diventava forchetta, per cui capisci, purtroppo si perde, però
c'è anche una resistenza a questo, c'è anche gente che continua a scrivere, a parlare, a cose da utilizzare il dialetto, perché no? No, la salvezza è che le nostre lingue non sono ancora morte perché sono delle romanze, quindi ancora si fa letteratura e musica con la nostra lingua e non le fa morire. Questa è la nostra salvezza. Allora, fino a quando una lingua la parli è viva, se non la parli non è viva più. Tutto qua, cioè, c'è poco da dire, non è... dipende da tutti noi. Cioè, se tutti la cioè, c'è un bellissimo romanzo di Christa Wolf che si chiama Cassandra. Cassandra è la veggente di Troia, no? Però è sempre certe volte inascoltata perché lei vede un futuro che non è sempre gradevole. E a un certo punto Cassandra dice una cosa bellissima. Cassandra di Christa Wolf a un certo punto dice: voglio essere testimone anche se non ci sarà più nessuno a cui rendere testimonianza. È una cosa... questa sì fa venire il freddo nella schiena, bellissima, no? L'importanza umana di testimoniare se stessi davanti alla storia, no? È una cosa meravigliosa, per cui io la penso così. Che ne pensi che stanno recuperando lo chansonniere da Spremont? La chanson de Spremont, cioè, la colonna sonora è una delle prime rappresentazioni teatrali della chanson de Spremont insieme alla compagnia Manacuma di Reggio Calabria quasi 30 anni fa, per cui una cosa che conosco. È un testo medievale interessante, come tutti i testi medievali. È stata anche per me un'occasione divertente, ecco, per cui... Ma gli stanno dando un'importanza addirittura storica e fondamentale. Ma meno male, cioè diventa una cosa che pare che lo vogliono, lo stanno cercando di, lo vogliono far passare. Io non sono convinto, come l'emblema, il testo emblematico della tradizione. Ma più che dalla tradizione, è un testo medievale, come tutti i testi medievali va preso con le pinze, però ci sono tutta una serie di elementi interessanti. Se tu pensi a quanti passaggi dell'Iliade hanno consentito di ritrovare l'autentica città di Troia e poi fare dei ritrovamenti archeologici interessanti, a Chanson de Spremont ci sono degli elementi interessanti storicamente che ci dicono alcune cose, per esempio sulla città di Reggio Calabria nel Medioevo, che magari in un testo storico o in un documento non trovi. È sempre una traccia, è sempre qualche cosa sulla quale uno può imbastire un discorso. È interessante, no? Questo. Va bene, mi hai fatto proprio la risposta all'antropologo. Formazione professionale, no? L'antropologo mi aspettava una risposta un po' più appassionata, invece proprio da antropologo molto... Ma sai, se l'antropologo è... Insomma, sei costretto ad avere uno sguardo analitico, no? Per esempio, ti posso dire una cosa che per me è quasi un dolore, no? Con mia madre una volta parlai del lamento funebre, dicendo se lei se lo ricordava. Mi disse assolutamente no, sono cose vecchie, queste non sono cose che mi ricordo. A un certo punto arriva la telefonata che era morta una zia, mia madre chiude il telefono e attacca un lamento funebre. Il mio primo istinto è stato di andare a prendere un registratore. Poi ho detto, ma che cazzo faccio? Io mi lascio, mi abbandono al dolore, come è giusto. Per cui è chiaro che uno fa, è come il medico, no? Il medico ti insegna a curare. La prima reazione che hai davanti alla malattia è l'analisi della malattia. L'antropologia è l'analisi differenziale di cultura ed è la prima cosa che ti viene da fare dopo che una vita che l'hai studiata. Poi mi dispiace, volevo una reazione più emotiva, mi dispiace non averla avuta. Diciamo, è un tema di formazione professionale. Ma no, ma prendilo con ironia la mia risposta. Ma guarda che noi abbiamo intervistato tanti antropologi, ti posso garantire. Che non discuto. E quindi figurati, un antropologo, ha voluto fare una chiacchierata con me, un antropologo francese, è venuto apposta a trovare, cioè di Caserta, che studia in Francia da anni. E lui stesso mi ha detto: guarda, noi siamo antropologi, ma non ci siamo capiti niente che vuol dire essere antropologi. Vabbè, allora vuol dire che è un antropologo bravo. Se si fa delle domande è un antropologo bravo. Ancora non ci ho capito niente. Vuol dire che è bravo. Va bene, Ettore, grazie, starei qui ora a parlare. No, io ti ringrazio per l'invito. È stato fantastico. E sarà vuol dire che ci saranno altre occasioni, no? Ma figurati, non c'è problema. L'unica cosa è che mo mi devi mandare un po' di queste testimonianze che hai conservate, VHS, cassette e tutto, che lo dobbiamo... Mi dovete scavare qua negli archivi personali. No, perché noi facciamo tante testimonianze, visto il canale che abbiamo, visto quello che abbiamo...
e distribuiamo tutte le nostre ricerche, perché se le perde uno ce n'è un altro. Certo, certo. Grazie ancora e buona giornata. Grazie, alla prossima. Grazie di cuore. Ciao.